Bene ragazzi, io sono Aghisius e benvenuti in questo primo episodio di Game Theory su Mega Man Star Force, che si vedrà introdurre i prossimi episodi dove andremo ancora più a fondo nel mistero e cercheremo di capire alcuni dettagli fondamentali nella storia di Mega Man. O per meglio dire, cercheremo di parare al culo alla Capcom per aver lasciato dei buchi di trama o aver tralasciato informazioni che... Capcom, sono molto arrabbiato con te, molto arrabbiato! Ma vabbè. Passiamo oltre e cominciamo a parlare di Mu. Dovete sapere che Mu doveva essere un leggendario continente posto nel bel mezzo dell'Oceano Pacifico e comprendeva anche l'isola di Pasqua e le Hawaii. Ora, so cosa vi starete chiedendo. Ma Aghisius, nel bel mezzo dell'Oceano Pacifico non c'è proprio bel niente. Beh, avete ragione e dovete sapere che secondo lo scrittore e viaggiatore del XIX secolo Augustus Le Plongeon, perdonate la mia pronuncia orribile, Mu è esistito in un periodo compreso tra 50.000 e 12.000 anni fa. La teoria di Le Plongeon fu poi ripresa da James Churchward, che ipotizzò il fatto che la civiltà di Mu fosse più evoluta di quella ai tempi moderni e che intorno al 10.000 a.C., quindi più o meno l'epoca in cui si sono estinti, contasse all'incirca 64 milioni di abitanti, chiamati Nakal. Questi avevano diverse colonie e veneravano Ra, il dio del sole. Ora, prima cosa da segnalare. Avete presente il dio delle onde, no? Lemu? Bene, avete presente che dal giapponese scritto al giapponese parlato la R si legge L? Bene, il boss finale di Mega Man Star Force 2 si doveva chiamare Ra-Mu e non Lemu. Brava Capcom America, sai proprio cosa fare. Ma andiamo avanti. Tuttavia, questo ipotetico continente non si trova più nel suo luogo originario e secondo Churchward, questa scomparsa è dovuta a una serie di eruzioni vulcaniche che avrebbero distrutto l'intero continente in una sola notte, ma i suoi abitanti sarebbero tuttavia riusciti a salvarsi e a creare alcune delle civiltà più importanti, come quella egizia, maya o greca. Una volta analizzati i dettagli storici, perché indubbiamente quello di cui stiamo parlando è una leggenda, passiamo a capire quali sono le somiglianze e quali le discrepanze tra le due storie e se effettivamente la civiltà di cui si parla in Mega Man Star Force 2 è davvero quella citata da Le Plongeon e Churchward. Innanzitutto il divario più grande di cui abbiamo dovuto occuparci è quello temporale. Io e Rosso abbiamo passato giornate nel tentativo di capire la sequenza di eventi e per molto tempo abbiamo vagato nel buio. Insomma, tecnicamente per come la civiltà di Mu viene rappresentata all'interno di Mega Man viene presto spiegato il perché Mu fosse così evoluta tecnologicamente per l'epoca, ma... se immaginiamo che la civiltà di cui viene parlato in Mega Man è la stessa teorizzata da Churchward, allora molte cose non corrispondono. All'interno della prima stanza del continente fluttuante di Mu troviamo scritto: c'era una tribù di persone con il potere di vedere le onde M, i Muriani. Questo potere speciale di Mu fu oggetto di paura da altre persone del mondo, che finirono per cacciarli via. La loro ricerca li portò ai confini del mondo, e qui trovarono il grande essere, la fonte di tutte le onde M. Bla bla, cose inutili, Muriani. Ah, ecco qui. Il grande essere donò per prima cosa il linguaggio ai Muriani. Ora, sorge una domanda spontanea della serie. Come cavolo facevano queste persone che neanche sapevano parlare a dire alle altre persone della propria tribù che vedevano le onde M? Questo piccolissimo e irrilevante davvero dettaglio ci ha fatto dunque cambiare idea. Abbiamo provato ad inserire la civiltà di Mu in tempi moderni, ma sempre per lo stesso motivo di prima ci è risultato impossibile fare ciò, perché ricordate? Il grande essere donò per prima cosa il linguaggio ai Muriani. A questo punto ci rimangono davvero poche teorie che potrebbero non sforare nell'insensato, per quanto non ci siamo già. Insomma, civiltà antiche e ipertecnologiche, ma torniamo a noi. L'ipotesi più sensata a questo punto è ammettere che ciò che troviamo scritto all'interno del continente di Mu è una specie di Iliade, come avevano fatto i Romani, o se vogliamo rispettare i tempi verbali, faranno i Romani, visto che Mu è esistita prima. Anche i Muriani avrebbero reso più leggendarie le loro origini, attribuendo al loro dio il merito dello sviluppo. Se rendiamo buona l'idea che i Muriani si siano evoluti così velocemente grazie all'intervento di Lemu, questo non spiega come le altre civiltà, così arretrate come erano, abbiano avuto i mezzi e l'intelletto necessario per competere con questo tipo di civiltà. Ricordiamoci che stiamo parlando di 65.000 e 12.000 anni fa, il che vuol dire che l'uomo era erectus, ok? Non c'era neanche il sapiens. Prima però dobbiamo fare una veloce visita al museo, quello alla sonda in cima alla Torre Eiffel. Avete presente, no? Altrimenti avete tipo un'intera serie di Mega Man Star Force fatta su un certo canale di cui non vi dico il nome.
quindi basta cliccare sulla playlist e beh, il resto lo conoscete. Bene, all'interno del museo ci vengono presentati quelle che, oltre alla civiltà di Mu, sono le tribù scomparse: Zerkar, Ninja o Saurian. O se preferite, Berserk, Dinosaur o Shinobi. Dio perdoni il mio giappone in chiesa, sì. Il fatto che queste tribù siano collocate in sale diverse mi ha fatto sempre pensare che appartenessero a periodi storici diversi. Insomma, inserire i dinosauri che appartengono a circa 245 milioni di anni fa con i ninja, che sono alquanto recenti se pensiamo a 245 milioni di anni fa, non sembrerebbe essere proprio sensato, ma è stato il manga a farmi cambiare idea. In Tribe Shooting Star Rockman Botu Gaiden, sempre perdonatemi per il mio giappone in chiesa, tradotto anche in Tribe Shooting Star Rockman Battle Side Story, o anche... passiamo oltre. Comunque, il fumetto, come dice il nome, è una storia secondaria ambientata indubbiamente in un'epoca passata dove Burai, quindi Rogue, o Rouge, o Rogue, vabbè... avrebbe distrutto le antiche tribù di Zerkar, Ninja e Saurian. Zerkar si sarebbe poi recato a Mu per cercare Rogue, ma questa è una storia che non ci riguarda. Anche perché non si trova mezza immagine di quel fottissimo manga su internet, oltre ovviamente alla copertina completamente inutile. Comunque, resta il fatto che in questa side story ci viene detto che non solo le tribù erano vissute nello stesso lasso di tempo, ma la dice lunga anche sul fatto di chi ha attaccato chi. Esaminiamo il primo punto. Se ipotizziamo che le stesse tribù fossero vissute nello stesso periodo di tempo, allora dobbiamo per forza ipotizzare che anche i Manfo e le Mu coesistessero. Questo spiegherebbe l'evoluzione di queste particolari tribù, dovuta a questi oggetti particolari, prima delle tempistiche canoniche per le nostre conoscenze relativamente all'evoluzione umana. Ora, senza indagare sulla provenienza di questi tre oggetti, che rappresentano probabilmente i tre guerrieri più forti per gli autori del gioco, quindi Ninja, Berserk e dinosauri, e Lemu, che probabilmente viene dallo spazio, e sì, insomma, fino ad ora in un mondo di onde M, alieni e tutto il resto è la cosa più sensata mai detta, possiamo facilmente individuare tre possibili locazioni per le tribù scomparse. La Cina per i Saurian, in quanto luogo di ritrovamento di fossili più prolifico sulla Terra. Il Giappone per i ninja, perché... beh, Google esiste per una ragione. E la Scandinavia per gli Zerkar, in quanto questi guerrieri sono facilmente attribuibili ai Berserker. Kung Fu Kid invece è un Berserker, per ovvie ragioni. Torniamo seri. Ricordate cosa c'era scritto nel continente Mu? C'era una tribù di persone con il potere di vedere le onde M, i Muriani. E fino a qua, niente di nuovo. Questo potere speciale di Mu fu oggetto di paura da altre persone del mondo, che finirono per cacciarli via. La loro ricerca li portò ai confini del mondo. Ora, l'ipotesi più sensata di tutte è quella che i Muriani avessero vissuto all'interno della tribù e fossero stati cacciati per i loro particolari poteri. Seguendo le onde M, sarebbero infine giunti ai confini del mondo, dalla più grande concentrazione di quest'ultime, le Mu. Da qui in poi la storia sembrerebbe seguire quella di Mega Man. Una volta raggiunto il continente leggendario, Lemu avrebbe donato ai Muriani un linguaggio comune. Ecco cos'è il linguaggio di cui parla la storia. In modo da poter comunicare tra loro. E gli avrebbe anche spiegato come controllare le onde M, facendo così progredire moltissimo la loro civiltà. Beh, a questo punto sembrerebbe tutto a posto. Nella saga della Genesi viene raccontato che, dopo l'avvistamento degli invasori, i Muriani si divisero tra quelli che abbracciarono il combattimento e quelli che lo rifiutarono. Gli umani che rifiutarono la guerra abbandonarono il proprio continente e si sparpagliarono per la Terra. Il che, se ci pensate, concorda pienamente con la teoria di Churchward. Coloro che presero parte al conflitto usarono il potere delle onde per sollevare il continente nel cielo. Quindi, quelli di Mu che lasciarono la Terra usarono guerrieri M per distruggere gli invasori. I Muriani nel cielo conquistarono tutte le persone sul suolo e governarono la Terra. Il resto della storia sarà Hollow a raccontarcelo, dicendo che i Muriani si sarebbero alla fine autodistrutti con le loro stesse mani, trasformando il continente in una terra desolata, lasciandolo precipitare negli abissi. La storia sembra filare, almeno per le informazioni che troviamo scritte sul continente di Mu. Peccato che questa non sia la verità! Ok. Non voglio dire che tutta la teoria enunciata fino ad ora sia una baggianata, ma mi riferisco alla parte sull'arrivo degli invasori. Diciamo che l'ipotesi più probabile è che una parte della popolazione dei Muriani avesse deciso di vendicarsi per tutti i soprusi e le ingiustizie subite dalle tribù.
mentre una parte desiderava soltanto vivere in pace. Quindi la parte del... le antiche tribù si sono distrutte con il presagio di rovina che comporta la rottura dei legami tra di essi, è vera. Peccato che valga solo per il popolo Mu, perché sono stati proprio questi ultimi a uccidere le tribù di Zerker, Saurian e i ninja, senza la minima esitazione. E tutto ciò viene detto direttamente nel manga! Quindi sembrerebbe proprio che la leggenda di Mu trattata nel gioco corrisponda presso a poco a quella enunciata da Leplonjon e da Churchward, ma i misteri non sono finiti. Tuttavia, io e Russo stiamo per entrare in uno stato comatoso dopo aver raccolto, analizzato e collegato tutte queste informazioni nel modo più sensato possibile. Le teorie sono ancora molte però, da come ha fatto solo aggiungere ai giorni nostri, o qual è la vera identità di Laplace, o qual è il motivo della scomparsa di Pat nel terzo capitolo della saga, e la più importante di tutte, perché la Capcom c'ha la mamma, puttana. Eros, per oggi ci fermiamo qui. E se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, lasciate un commento per condividere la vostra opinione sulla teoria. Se magari avete una teoria completamente diversa dalla nostra, scrivetecelo e suggeriteci una prossima teoria. E come al solito, noi ci rivediamo in un prossimo video. Beh ragazzi, e ricordate, questa è una teoria, una grossa, grassa teoria.